Sono alla Bitta a Milano, allo stand di Eden. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questa è una riunione a tre. Oggi parliamo di comunicazione con Eden, non di villaggi, non di località, di destinazioni. Ecco, Eden, grosso tour operator, ora non voglio entrare nelle classifiche, nei numeri e quant'altro, però sta aprendo molto ulteriormente al settore dei social, la comunicazione con gli utenti. Assolutamente sì, Eden è presente già sui social media da diversi anni, abbiamo presidi sui vari social media che ci sono, quindi da Facebook a Twitter, a Google Plus, a Pinterest, a YouTube ovviamente. Utilizziamo questi strumenti per restare in contatto e comunicare con i nostri clienti. Abbiamo circa 70.000 fan su Facebook, è una realtà ed è un viaggio molto attiva su questi canali proprio perché crede che il contatto con il consumatore diretto, il dialogo sia molto importante, sia qualcosa che fa crescere l'azienda e questi strumenti digitali chiaramente ci permettono di evolvere e di essere percepiti come un'azienda innovativa e un'azienda al passo del tempo. Ecco, dicevamo siamo a Eden, alla Bitta, io sono con Alessandro al Bergamo. Il suo ruolo in Eden? Il mio ruolo in Eden è responsabile web marketing, quindi mi occupo di tutto quello che è l'area web, quindi dal sito internet fino alla presenza sui social media. Grazie a un team di collaboratori riusciamo a gestire insomma, tutta la nostra presenza digital, presenza che nei prossimi 12 mesi subirà un bel rinnovamento, cioè in corso un progetto di rinnovamento della nostra presenza sui media digitali. Noi parliamo di ecosistema digitale perché oggi bisogna parlare di un complesso che abbraccia a 360 gradi quello che è il mondo digital, dalla parte dei siti internet ma arrivando, come dicevamo prima, anche sui social media, la parte di mobile, quindi abbracciamo diciamo tutte le tecnologie innovative e attuali insomma dal giorno ad oggi per poter creare un qualcosa di completo a 360 gradi. Ecco, ma passare da una vecchia comunicazione, lei è un esperto di marketing, monodirezionale, io scrivo, mi leggi, punto e basta, ci leggiamo, ci commentiamo, ne parliamo, ti invito a postare le tue fotografie e le commentiamo insieme. La comunicazione è cambiata radicalmente, una volta si poteva parlare direttamente, o meglio, una volta l'emittente della comunicazione era sempre solo l'azienda, quindi era l'azienda che parlava e tutta la pletora di utenti recepiva il messaggio dell'azienda. Oggi invece è molto diverso, oggi si parla di co-creazione del messaggio, quindi il messaggio che viene co-creato insieme, creato dall'azienda e dall'utente. I social network sono l'esempio principe di questo tipo di dinamica, quindi un messaggio che viene in qualche modo anticipato dagli utenti, viene ricommentato dagli utenti e viene diffuso e viene letto contemporaneamente da tutti gli utenti. È un modo di comunicare molto diverso. Oggi le aziende la vera sfida è quella di saper interpretare questo nuovo metodo di comunicazione, saperlo farne tesoro, perché non è una tipologia di comunicazione a cui siamo abituati da tanto tempo, quindi è una novità e le novità, come giusto che sia, vanno prese con i giusti tempi, vanno metabolizzate in azienda per poter poi capitalizzare. Ecco, ma l'utente mediamente soddisfatto che magari posta una foto mossa sulla spiaggia e la condivide con i suoi 400 amici su Facebook può diventare il miglior testimonial di un'azienda? Assolutamente sì, perché in qualche modo fanno vivere il prodotto e l'esperienza direttamente, è un modo di comunicare l'esperienza non in maniera patinata attraverso i soliti cataloghi e quindi attraverso un mondo diciamo che è quello che il tour operator pensa, ma viene vissuto direttamente dal cliente. È un modo di comunicare che parte, diciamo, solitamente si dice parte dal basso, cioè parte dalla massa critica di
gli utenti, di consumatori che vivono un'esperienza dentro un villaggio, e se un cliente è soddisfatto e lo dice a 400 persone sicuramente diventa un ambasciatore, diventa un portatore dei valori del brand. Ecco, lasciando questo mondo teorico del web e andando nel reale, nei viaggi, nella sabbia calda, siamo in beat, abbiamo di fronte il 2014. Che 2014 si aspetta Eden e in che località? Passare la palla. Passo la palla al nostro responsabile marketing. Buongiorno. Buongiorno, io invece sono Andrea Carani, lavoro insieme ad Alessandro Alberto, sono specificatamente responsabile marketing e comunicazione, quello antico, un pochino più analogico. Ci aspettiamo un anno importante per il turismo, un anno di ripartenza, un anno di rinascita. Veniamo da stagioni difficoltose, perché difficoltosa è stata la situazione economica del paese, c'è stata una forte contrazione dei consumi. Quello che abbiamo potuto osservare però fortunatamente è che le vacanze sono entrate stabilmente all'interno del paniere di spesa degli italiani, quindi è compito di un grande operatore, quale noi riteniamo di essere, cercare di trovare il prodotto giusto per dare risposta a chi appunto ci chiede una proposta, un'offerta, un'idea per passare una vacanza serena da solo, con i propri cari, con la propria famiglia, con la propria compagna o compagno. Quest'anno abbiamo puntato innanzitutto su Villaggi Nuovi ai Caraibi, abbiamo aperto Eden Village, che è il nostro villaggio di punta, nuovi in Messico, in Repubblica Dominicana e a Cuba, e anche per l'estate, a partire appunto dalla primavera, apriremo novità importanti sul mercato mediterraneo, con novità in Grecia e soprattutto in Tunisia. Questo per noi è fondamentale, perché soprattutto la tipologia di prodotto che fa riferimento alle famiglie, coloro che cercano un prezzo finito, un rapporto qualità-prezzo preciso e soprattutto un soggiorno all'inclusi. Un soggiorno all'inclusi che preveda servizi particolari soprattutto per i bambini, che sono gli attori più importanti della vacanza. Lo facciamo con il mini club e con il junior club. Non vendiamo ovviamente solo villaggistica, abbiamo anche altre due linee di prodotto. La prima è Margot, una linea di prodotto pensata specificatamente per i ragazzi e per i più giovani, per chi in generale non ama la cultura del villaggio e ha voglia di scoprire nuove destinazioni. Margot è una linea di prodotto che soprattutto nel Mar Mediterraneo, quindi con Baleari e Grecia, trova il suo prodotto d'elezione, perché davvero molto spesso non ci rendiamo conto che molto vicino a noi ci sono realtà tutte da scoprire e davvero estremamente affascinanti. La terza, non per importanza, linea di prodotto è Eden Made, una linea di prodotto che noi definiamo di alta gamma, perché in generale sono prodotti con una spesa media un pochino più alta. Perché un pochino più alta? Perché invece di volare su aerei charter, che simboleggiano l'industria turistica, si vola con aereo di linea. Volando con aereo di linea non ci sono vincoli, confini, non ci sono limiti nella scelta del proprio viaggio, quindi forte richiesta per i nuovi prodotti in Sudafrica, per il Brasile, per l'Argentina, per l'Oriente, per tutte quelle tipologie di prodotti pensati un pochino più per i viaggiatori piuttosto che per i vacanzieri. Sarà un anno estremamente importante, proprio perché riteniamo che sia tempo che il paese in generale, i consumi, ricomincino a crescere. C'è anche bisogno di un pochino di spensieratezza, di emozioni, di gioia. Crediamo che il prodotto vacanza sia il prodotto ideale per simboleggiare questo tipo di rinascita per il mercato italiano. Ecco, ha parlato anche un po' di paese e di economia. Si vedono tanti spot di figure professionali in Eden, quindi ci sono anche assunzioni? Allora, Eden in questo momento è in una fase di stabilità per quanto riguarda le assunzioni. È ovvio che abbiamo un'idea precisa del futuro, abbiamo un'idea precisa in merito soprattutto all'innovazione tecnologica di cui parlava prima il mio collega Alessandro. Crediamo che da qui a 12 mesi ci saranno grosse novità nell'ambito dell'ecosistema digitale. Queste grosse novità prevederanno investimenti importanti per diventare un'azienda al passo coi tempi a livello internazionale, quindi soprattutto in area web, marketing e digitale tenete d'occhio il nostro profilo LinkedIn, perché già adesso ci sono delle ricerche in corso. Benissimo, io intanto ringrazio Eden Viaggi. Grazie mille, grazie. Vi saluto, mi vado a sfogliare il vostro catalogo. Volentieri. E poi vediamo dove andare. Bene, grazie. Di nuovo.